Da tutte le parti verso il fronte si vedevano incendi, si sentivano forti esplosioni. Le bombe scoppiavano a centinaia, i razzi si accendevano e schizzavano in aria. Quelli per il segnale del gas fischiavano e tutto accresceva l'orrore di quella orrenda notte. Sul Faite e sul San Michele parevano trasformati in vulcani. Per non vedere quella orrenda scena, rientrai nella baracca e provai a dormire, ma non fu possibile chiudere gli occhi perché tormentato dal disastro che mi era dato di vedere. Si poteva dire che era la più grande distruzione. Ci avrebbe voluto un secondo Nerone per godersi quel tremendo spettacolo. Tutto quello che vidi in quella notte e nei giorni seguenti, per narrarlo con esattezza, ci vorrebbe la penna di Zola. Non si era ancora fatto giorno, che si rovesciò una pioggia torrenziale.